Ciao a tutti! Oggi vi mostro come realizzare questo bigliettino per San Valentino, una festa che è interamente dedicata all'affetto. Io ho pensato a questo bigliettino qui che ho decorato esternamente con dei cuoricini, ma che, come vi dirò anche durante il tutorial, potete anche realizzare per la decorazione esterna, la stessa tecnica che vi ho mostrato qualche tempo fa per i bigliettini di Natale, dove ho realizzato un albero di Natale con dei fili di lana. Vi lascerò comunque il link del video qua sul pallino informazioni e anche giù sull'info box. In questo caso ho realizzato questa decorazione qui, per darvi appunto un altro spunto, un'altra idea su come decorare appunto il bigliettino. Mentre all'interno il bigliettino nasconde una scritta a pop-up dove appunto c'è scritto I love you. È molto molto semplice da realizzare e molto più difficile da spiegare. Se proverete a realizzarlo dopo che avete guardato il video, insomma, vi renderete conto che poi così difficile non è. E qui c'è lo spazio per scrivere, insomma, la vostra dedica. Io spero che l'idea vi piaccia, ma andiamo subito a vedere cosa ci serve e come realizzarlo. Per il progetto di oggi abbiamo bisogno di cartoncino colorato e per la precisione del cartoncino rosso, colla stick, una taglierina e delle forbici, una matita e un pennarello nero, una gomma e un righello e un foglio di carta bianco. Il primo passaggio è quello di tagliare a metà il mio cartoncino rosso. Faccio lo stesso passaggio anche con il foglio di carta bianco. E questi sono i due fogli su cui andrò a lavorare. Ora vado a piegare a metà sia il mio foglio rosso che il mio foglio bianco. Per realizzare l'esterno del bigliettino potete andare a guardare il video di Natale in cui realizzavo il biglietto con un alberello di Natale realizzato con i fili di lana, ma ve lo lascerò qui sul pallino informazioni. E potete realizzare appunto un cuoricino con la stessa tecnica, semplicemente cambiando la forma appunto del disegno. Mentre per la parte interna andiamo a realizzare un pop-up. Vado a tracciare una riga circa un centimetro e mezzo al di sotto della piega che ho realizzato precedentemente. La riga la traccio molto molto leggera perché poi andrò a cancellarla. E mi serve solo per avere un'idea di dove andare a disegnare appunto la scritta. Adesso io la faccio a mano la scritta, voi potete farvi aiutare da qualcuno se non ne siete capaci, oppure potete scaricarla da internet e ricalcarla sul foglio. A questo punto vado ad aggiungere la stessa misura che ho aggiunto qua sotto, quindi un centimetro che ho aggiunto qui sotto dalla metà del mio foglio, che è qui, alla riga che abbiamo tracciato prima, vado ad aggiungere un altro centimetro, quindi anche sopra la mia scritta. Sulla I, per la precisione sulla gamba della I e sulle due gambe della U.
Nel cuore vado a realizzare un altro cuore all'interno che poi andrò a ritagliare. E ultima cosa che vado a fare è un cuoricino sopra alla I, che sarebbe il mio puntino della I, appunto. Adesso vado a ritagliare la scritta. Vado a proteggere ovviamente il mio piano di lavoro con un cartoncino o con un o comunque con una superficie che non va a rovinare il piano di lavoro. Se non avete un cutter o una taglierina, potete con lo spillo molto tranquillamente andare a puntinare tutti i bordi. E a questo punto vado ad eliminare tutte le zone, insomma, che ho tagliato. Ecco, in questo modo riuscite a capire meglio quali sono i tagli da fare. Mi manca il cuoricino e poi non si vedono, ma ci sono, c'è questo taglio qui e questo taglio qua. A questo punto vado a realizzare le pieghe, che sono appunto questa qui e queste due qui, e poi questa qua e questa qua. Per realizzare le pieghe mi aiuto con il righellino. Vado ad appoggiare il righello appunto sulla linea che avevo disegnato prima. Vado a piegare leggermente le lettere su quel punto lì dove poggiano appunto sul righello. In realtà questa andrebbe piegata dall'altra parte, ma lo faccio in un secondo momento perché così vado più comoda. Ve lo metto di qua così magari lo vedete meglio. E quindi adesso vado a piegare appunto dall'altra parte, esattamente dove ho fatto la piega prima. In realtà è più complicato spiegarlo che realizzarlo, questo biglietto, quindi non vi spaventate dai passaggi perché è davvero molto molto semplice. Ecco qua, ho realizzato le pieghe. Adesso, come vedete, il biglietto quando andrà aperto si aprirà appunto in questo modo, realizzando quindi il pop-up. Quello che vado a fare adesso, prima di attaccarlo sul cartoncino, e di passare i bordi con un pennarello. Io l'ho scelto nero, ma voi potete utilizzarlo anche rosso o rosa, per esempio, e questo mi serve semplicemente per definire i bordi. E adesso vado ad incollare questo foglio sopra a quello rosso. Cancello la riga che avevo disegnato prima. E se ci sono altre righe da cancellare sul disegno, cancello anche quelle. Ora vado ad incollare il disegno sul segno della metà foglio che avevo realizzato prima, sia da questa parte insomma che da questa. Quindi metto la colla su tutto il retro del foglio, tranne ovviamente che sulla scritta. E questo è il bigliettino una volta realizzata la piega.
come vedete qua c'è appunto il 3D, io l'ho realizzato di un centimetro, ma voi potete farlo anche un po' più grande. E questo è appunto l'effetto del bigliettino 3D. Qua resta lo spazio per scrivere la vostra dedica nella parte esterna. Invece potete decorarlo insomma come preferite. Per la parte esterna vado a realizzare dei cuori che poi andrò a ritagliare ed incollare appunto sul bigliettino. Ad incollarli sulla parte esterna del mio bigliettino. Provo prima la disposizione e una volta che ho trovato quella che mi piace di più vado ad incollare tutto. Ed ecco qua quindi il bigliettino finito. Come avete visto è molto semplice da realizzare, non è neanche molto impegnativo e non ci vuole neanche molto tempo, quindi insomma potete realizzarlo anche il giorno stesso. Io spero come sempre che l'idea vi sia piaciuta. Per altre idee per San Valentino potete guardare i vecchi video, vi lascio qui la playlist sul pallino informazioni dove potete andare a sbirciare altre cosine e altre idee. Vi ricordo che come regali di San Valentino potete utilizzare anche i regali che vi ho mostrato per Natale, perché comunque saranno ottimi anche per questa occasione qui. Vi lascio sempre tutto sia sul pallino informazioni che giù sull'info box. Con questo è tutto, lasciate un mi piace al video se vi piace insomma questo bigliettino di San Valentino e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!